Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Blast Off. Allora ragazzi, vi ricordo immediatamente, per andare avanti con la serie dobbiamo arrivare almeno a 30 mi piace e siete arrivati a ben 52 nel video precedente, quindi si va avanti ragazzi. Allora, oggi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di completare le nostre questine. Prima di tutto io mi faccio una bevuta. Anzi, prima di tutto io mi prendo questa acquetta e me la metto nel contenitorino. Ok, c'ho il coso quello lì così, mi dà fastidio, ok, perfetto. Dovrei farmi più boccette e riempirle più spesso. Se no fa così a mano ci metto 10 anni. Ok, mi ha dato la bottiglietta, vieni qua. Grazie, acqua infinita. E poi acqua di slime, quindi non so come cacchio possa berla, però vabbè, lo fa. Allora, per evitarvi un po' di casino, qui vedete tanti fiorellini. Perché io cosa ho fatto? Ho farmato un bel pochino di roba. Mi sono messo quei cavoli di bone meal fatti apposta per la botania, senza farvelo vedere, se no ci volevano veramente 3 ore di farming per fare ste cavolate. E dovrò fare appunto quella robina lì della botania. Però a noi per adesso cosa ci interessa? Andare a fare intanto la quest questa qui. Scusate, sono senza webcam, ma ancora non posso mettermi molto in webcam. Allora ragazzi, Runic Altar, dobbiamo fare il Runic Altar. Per Runic Altar ci serviva il diamante, quello fatto particolare, quello riempito di mana. Come si fa il diamante fatto di mana? Allora, intanto Runic Altar scriviamo, tanto felicemente, Runic Altar, eccolo qua. Allora, si fa appunto con 3, 4, 5 Living Rock e un Mana Diamond. Mana Diamond si mette il mana all'interno della, come si chiama, della pozzetta qua, e ci dovrebbe cacciare fuori un Mana Diamond con questa quantità di mana. Allora, andiamo a vedere se si è caricato il nostro cosino di mana che abbiamo fatto l'altra volta. Poi devo scendere e devo andarmi a prendere qualche verme. Allora, dov'è? Dove l'ho messo? Eccolo qua, mana pool. Vediamo un po' quanto ce n'è. Un Kono State, perché un Kono State? No, forse è pochissimo, forse non basta. No, non basta, no, non ci credo. No, continua a fare mana tu. Continua a fare mana, te lo dico, Bisognerà sicuramente aumentare la farm, perché ci mette troppo tempo, ragazzi. Andiamo a fare quella a fianco, quella dei fiorellini, che è questa qui. Dobbiamo fare un Nightshade, un Endoflame, un Hydroangis, un Termalili, Rosa Arcana, ok. Allora, Nightshade, vediamo un po' come si fa il Nightshade. A parte ci abbiamo il libricino, potremmo vederlo qui, tranquillamente. A parte che il problema è trovarlo il Nightshade. Allora, Mana Manipulation, Generation Flower. Ok, dobbiamo fare il Nightshade, eccolo qui. Vediamo un po' come si crafta. Due Mystical Black, un Grey e un Purple. Ok, mi scordo già crafting perché io ho la memoria corta, quindi dovrò riguardare il libro tipo 10 volte. Ci è cascato un meteorite sulla testa. Allora, Black Petal, Grey e Purple. Black Petal, Grey e Purple. Io sono daltonico, quindi vallo a beccare il Purple, mo. Purple. Mannaggia, non becco il Purple. Dov'è il Purple? Eccolo, ho trovato il Purple. Perfetto. E allora qui dovrò buttarci dell'acqua. E il bello è che ce l'abbiamo infinita. Andiamo a prendere l'acqua infinita perché noi siamo dei cheater. Siamo delle scimmie, siamo delle cheat. Ok, riempiamo d'acqua qui dentro. Detto riempiamo d'acqua qui dentro, perfetto. Allora, questo lo dobbiamo levare. Questi qui ce li mettiamo qua, qua, così siamo sicuri di non sbagliare. Allora, uno, due. Oh, stavo per sbagliare, vedete? Tre. E non ti sostituire, quattro, perfetto. Olè. Allora, ci serve un semetto normale. Ah, venisci risalta. Allora, cingolino, finiscila. Allora, semi normali. Dove stanno i semi normali? Mi sono perso i semi normali. Allora, sono diventato cieco, eccoli. Perfetto, trovati. Semi, eccoli qua. Com'era con la Q? Q. Oh, ce l'ha dato. Abbiamo Nightshade. Nightshade come funziona? La stessa cosa dei Bloom, soltanto di notte. Allora, io prenderò sicuramente un'area fatta in questa maniera. Me lo metto a fianco a sti cavoli, tanto la notte non arriverà mai qua. Ah, mi manca la terra, vabbè, poi me lo metto a sti cavoli. Ok, Nightshade comunque fa la stessa cosa del Daybloom, al contrario, di notte. Quindi ci dà energia di notte. Noi di notte non ci siamo mai, quindi va bene così. Allora, adesso dobbiamo fare che altra piantina? Endoflame. Libricino, vieni qua. Endoflame. Dov'è l'endoflame? Endoflame, eccolo qua. Allora, will they bloom is all one and good. Botanist require more effective min of generation mana. Endoflame does that exactly. E assorba any combustible item or block dropped on the nearby. Quindi possiamo metterci il coal e produce energia.
Interessante questa cosa. Potremmo anche utilizzarlo subito per aumentare la produzione di mana. Allora, red, brown, due rossi, due marroni e un light grey. Due rossi, due marroni e un light grey. Dovrebbe essere grigio, eccolo qua. No, questo è grey. Pink, ciano, purple, black, red. Non abbiamo light grey. Mi stai dicendo che non abbiamo light grey? Brown, ciano, grey. Come si... Non hai il light grey, raga. Non hai il light grey. Non mi è mai uscito il light grey, davvero. Non è possibile. Pink. Qual è il light grey, ragazzi? Light grey. Mystic light blue. Light grey? Qual è il light grey, ragazzi? Non lo trovo. Eccolo qua. Come si fa in Mystical Light Grey? Da i Mystical Light Grey Flower, giustamente. Mystical Light Grey. Quindi se io scrivo in questa maniera dovrei trovarlo se faccio così all'interno delle chest. Vediamo un po', magari solleso io e non l'ho visto, eh. No, qui non c'è. Ragazzi, non c'ho Mystical Light Grey. Mi sa che mi metto un attimo a farmare e torno subito da voi. Ok, ragazzi, sono riuscito a farne tre. Ho fatto un altro po' di fiorellini, guardate che bello. Allora, cosa devo fare? Mi sono già perso. Devo fare col libricino. Dov'è il libricino? Vieni qui, libricino. Perfetto. Allora, abbiamo detto due red, due brown e un light grey. Due red, due brown e un light grey. Quanti light grey sono questi? Due. Quindi stiamo attenti a non sbagliasse. Allora, 2, mannaggia sto libro delle quest, però mi serve pure lui, se no non so che devo fare. Facciamo una cosa, ok. 2 brown, 2 red e un light grey, vediamo un po'. Ci serve l'acqua però, leso. Dai, andiamo a prendere l'acqua. Yammi, vedo cacchio sta, eccola. Allora, riempi. Perfetto, brown. Red e light grey. Ok. Abbiamo messo tutto. Allora andiamo a prendere i nostri seed. Intanto cingolino si carica senza motivo. Ok. Tiè. Allora. Ma non funziona. Ma perché non funzioni? Ok, li sto recuperando. Riuscirò a riprenderli tutti? Tacchete. L'ho ripresi tutti? Light grey. Sì, l'ho ripresi tutti. Allora, erano red. Mi sembra che sia giusta la... Allora, abbiamo detto due red. Mystical red. Vedete, red mana petal. Mystical red petal. È la stessa cosa, no? Sì. No, sono diversi. Mystical Red e Red Mana Petal. Come si fa Red Mana Petal? Oddio, non mi dite, ci serve la Mana Pool. No, ragazzi. Oddio, sta facendo notte. Oh, corri a far venire giorno. Quanto ci vuole? Abbiamo detto, quante ne voleva di quelle speciali? Voleva due Red Mana. No, Red Mana e Blue Mana. Quindi uno rosso e uno cosa. Non me lo fa lo stesso perché non basta il mana. Porca zuzza. Ragazzi, allora ho fatto un upgrade a questa farm, diciamo, con i day bloom. L'unico problema è che anche se ho fatto di più di mana, ho notato che il diamond non può essere convertito in mana diamond qui dentro. Quindi presumo che questa diluted mana pool dovrò convertirla in una mana pool. Oddio, un bug di chunk, ok. Allora, mi sono messo a preparare della living rock. Speriamo che si sbrighi a trasformarsi. Trasforma di maledetta. Così mi faccio un'altra diluted mana pool e ce la butto dentro. Perché non funziona, se no, vedete? Perché fa molta meno quantità di mana. E probabilmente anche nel crafting non si può utilizzare per niente la diluted mana pool per il diamond mana. Allora, dai. Living rock. Mia. E mia, ne dovrò fare altra sicuramente per fare il cosetto là, come si chiama? Non mi viene il nome, ok. Allora, crafting. Vediamo un po' se riusciamo a fare la mana pool. Ok, diluted mana. Adesso se lo butto qua dentro, vediamo un po'. Oh, mana pool mia. Ok. Io adesso mi serve questa mana pool carica.
Per farla caricare devo fare questo coso, selezionarlo e linkarlo qui. No, ho fatto una cavolata. Ok, tacchete. Oh, tacchete, tacchete. Perfetto, adesso tu il mana lo dovresti mandare qui. Mana pool. Possiamo fare i petali, ma non possiamo ancora fare il nostro diamante, perché ci vuole veramente troppo mana per farlo. Quindi ci servirà prima fare un bel fiorellino, quello lì col carbone, che magari riusciamo a fare molto più mana. Ora proviamo. Allora, Mystical Broom Petal dovrebbe trasformarsi. Ok, diventa quello potenziato. E un Red Petal diventa quello potenziato. Olè, dove è andato? Red Petal, quello potenziato, è andato a finire. Eccolo qua. Ok, quindi dovremmo starci con la roba da fare per quella, diciamo, per quel fiore lì. Allora, erano un Red Mana, quindi potenziato, un Brew Mana, un Mystical Red e un Mystical E e un Mystical Light. Perfetto, quindi posso andare a farlo nella potecchia di giù. Perfetto, vediamo un po' seme, vediamo un po' se mi esce la piantina. Perfetto, End of Flame. L'End of Flame abbiamo detto funziona tipo a riscaldamento. Cioè se ci metto combustibile dovrebbe generare mana. Io adesso farò una brutta cosa, ucciderò uno dei fiori che ho creato. Perfetto. Questo End of Flame va a combustibile. Quindi se io adesso faccio prima una bellissima cosa, tipo tiè, attaccate. Ok. Un Chrono Status, perché non gli abbiamo dato nessun combustibile. Se io adesso gli vado a dare, vediamo un po', un carbone. Cioè abbiamo un carbone giù? Sono curioso di vedere quanta energia prende. Ma devo stare giù c'è carbone? Sì, mi sa di sì. Perché quello sta continuando a dare energia a manetta, eh. Sì, ma qua non aumenta mai sto mana pool. Ma cosa è? Perché non aumenti? Questo non sta aumentando, spero, eh. No, lo sta accettando, però ne fa veramente poco, ragazzi. Ci vorrà una cifra per fare l'altare. Che altro fiore posso fare nel frattempo? Vediamo un po' se riusciamo a fare almeno un altro fiore in questa puntata. Perché mi sa che le queste qua sono toste alle fine. Hydro Anges è quello che va con l'acqua. Energia con l'acqua, Hydro Anges. Vediamo un po'. Eccolo qua. Allora, si crafta con due blu mana petal, un ciano mana petal, Mystical Ciano Petal, Mystical Ciano Petal e Mystical Pink. Ok, quindi due mana e un Chan Mana dovrebbero essere. Due mana e un Chan Mana. Dovrò fare uno di questi, quindi bam, perfetto. Uno Ciano, perfetto, e dovrei andare giù. Vediamo un po' se l'ho fatto bene. Secondo me ho sbagliato qualcosa. Vediamo un po' com'era. Madonna, c'ho una memoria di Entrigeco. Allora, Ciano e blu mana grossi. Quindi prendiamo prima i grossi. Ciano e blu mana. 1 e 2. Poi abbiamo detto ciano e blu mana, blu normale, pink. Blu normale, pink. Pink. E quanti mystical ciano? Normali. Mi sembra 2, forse è proprio. Oh, non mi ruota la rotella, ok. E due ciano normali. Ok, allora era perfetto. Quindi non sono così leso come sembra. Ti è 1 e 2. Ok, adesso ci serve un seme normale. Seed, eccoli qua. Cingolino si carica. Ecco qua. Questo è l'Hydrocangis. L'Hydrocangis è un altro fiore della quest. Avrei pure da fare la Thermality e la Rosa Arcana. Vediamo un po'. Thermality. Thermality come si crafta? Oddio, ci vogliono le rune. Quindi non posso andare avanti. Devo per forza riuscire a fare l'altare. L'altare. Rosa Arcana. Uguale ci vuole una runa, runa of mana. Quindi ragazzi dobbiamo aspettare per forza di riuscire a fare l'altare. Quindi abbiamo quasi completato la prima quest dei fiori. Ci serve molto più mana per riuscire a fare l'altare, ragazzi. Quindi probabilmente mi metterò off camera e cercherò di farmare più mana possibile. E farò magari qualche farming tipo quella dell'acqua, come avete visto nel libricino, così vedete già com'è fatta. Va bene ragazzi, questa è la Blast Off. Come sempre vi ricordo, arriviamo almeno a una trentina di mi piace per andare avanti. E spero che vi piaccia la serie. Lasciate dei commenti qua sotto con dei consigli. E niente ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata di Blast Off. Ciao!